Terza stazione, animata dalla parrocchia di Santa Maria del Bagno. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia. Ma anche tu eri un uomo, e come tutti noi hai ceduto sotto il peso di quella grande quantità di peccati che noi ti abbiamo riversato addosso e obbligato a portare. Ma a differenza nostra non ti sei dato per vinto, ti sei rialzato, hai ripreso quel carico affinché noi imparassimo da te a non disprezzare i momenti oscuri della vita, i momenti di dolore. Ci hai insegnato a sopportarli nella speranza di vederli un giorno trasformati. Preghiamo. Signore, la storia umana ha avuto inizio con un atto di superbia e fu una rovina grande per tutti. Fa che l'uomo comprenda che solo nell'umiltà potrà costruire una nuova civiltà fondata sull'amore, per Cristo nostro Signore. La quarta stazione, animata dalla parrocchia San Gerardo Maiella. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Nel silenzio si è svolto l'incontro più significativo della tua vita terrena. Non avevi bisogno di dire nulla a tua madre ed ella non aveva bisogno di sentire nulla da te. Quegli sguardi che si incrociano nel silenzio parlano più di mille fiumi di parole. Ancora una volta ci sorprendi. Noi avremmo gridato alla persona più cara, in faccia a nostra madre, tutta l'ingiustizia che stava avvenendo, in attesa che almeno lei ci avesse aiutato e compreso. Tu sei rimasto in silenzio. Insegnaci ad ascoltare la volontà del Padre, anche quando questa ci costa sacrificio e rinuncia. Preghiamo. O Maria, tu sei l'addolorata, rendici forti nei momenti difficili, sii accanto a noi nel dolore. Il tuo aiuto e il tuo conforto conserveranno sempre viva la speranza nel nostro cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Quinta stazione, animata dalla parrocchia della Vergine Maria Addolorata delle Cenate. Gesù è aiutato a portare la croce dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero a portare la croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. È vero. Ti abbiamo giudicato, condannato e caricato delle nostre colpe. Ma per un attimo facci somigliare tutti a Cireneo, almeno per un momento. Vorremmo essere tutti quello straniero, che forse per uno scampolo di coscienza ti aiuta a sopportare il peso di tanti peccati che non sono tuoi, ma nostri. Chissà cosa avremmo fatto noi al posto di Simone di Cirene. Avremmo voluto, almeno per un momento, il coraggio di sentirci colpevoli di quanto accadeva.
Aiutaci, Signore, a ritrovare il coraggio di riconoscere e riprendere le nostre colpe. Preghiamo. Signore, donaci occhi per vedere le necessità degli altri. Donaci cuore per aiutare tutti. Donaci forza per pagare di persona il prezzo per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Stazione animata dalla parrocchia di San Francesco di Paola. La Veronica asciuga il volto a Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché tu hai dato la Santa Croce dentro il mondo. Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, ma splende per potercene compiacere. Disprezzato e reiettato dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il paliere. Come uno davanti al cielo, ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Non solo ci piace pensare che per un momento ti abbiamo aiutato a portare il carico delle nostre colpe, ma ci piace pensare anche che in flash di coscienza l'umanità avrebbe voluto fare di più, avvicinarsi a chi aveva condannato ingiustamente e rivolgergli il volto. Ognuno di noi, come la Veronica, aveva bisogno di rivedere per un attimo quel volto, che il dolore e la sofferenza causate da ciascuno di noi stavano imbruttendo. Aiutaci, Signore, a capire che senza il volto non possiamo stare. Preghiamo. Signore, tu sei in agonia sino alla fine dei tempi. Tu ancora soffri in chi soffre. Concedi a tutti noi di riconoscere il tuo volto in chi è nel dolore. Per Cristo nostro Signore. Settima stazione, animata dalla parrocchia della Santa Famiglia. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché la Santa Croce è il mondo. Quando ero oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, e soffrendo, non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Ma la strada è lunga e faticosa, sempre più pesanti e sempre più sembrano essere i nostri errori e i peccati del mondo che ti impediscono di camminare, anzi ti schiacciano per terra sotto il loro peso. Ma ancora una volta ti rialzi, ancora una volta ci insegni a non scappare davanti alle nostre debolezze e alle nostre colpe, ma a saperle accettare, perché esse stesse ci renderanno più forti. Preghiamo. Signore, fa che fa gli uomini comprendano che l'amore è a salvare il mondo. La violenza lo distrugge. Fa che tutti si riconoscano figli dell'unico Padre per riconoscersi tutti fratelli. Per Cristo nostro Signore. Ottava stazione, animata dalla parrocchia di Santa Caterina. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Nel tuo lungo e faticoso cammino, sotto il peso delle nostre colpe, è la prima volta che parli, o Gesù, e scegli di farlo con un gruppo di donne. Ancora una volta ci sorprendi. Sai benissimo che solo la sensibilità femminile, quella sensibilità che può avere chi porta in grembo il frutto della creazione, solo quella sensibilità avrebbe potuto comprendere fino in fondo il senso di tanto sacrificio e aprire il cuore alla gioia e alla speranza. Solo loro in
quel momento potevano capire che da quella strada buia e tortuosa sarebbe nata un'autostrada di luce e speranza. Aiutaci, Gesù, ad avere la sensibilità di comprendere la speranza che lanci dalla croce. Preghiamo. Signore, rischiara le nostre tenebre, rafforza la nostra volontà, rendici immuni dal peccato e generosi nel tuo servizio, per Cristo nostro Signore. La nona stazione animata dagli studenti del tecnico commerciale. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe ne siamo stati guariti. Anche se la meta è vicina, il carico è via via sempre più pesante e le forze vengono meno. Lungo la strada hai continuato a raccogliere le colpe dell'intera umanità, ma ti abbiamo giudicato, condannato e caricato. Ora non aspettiamo che l'ultimo momento, quello del verdetto finale, per vederti annientato. Il mondo non vede l'ora di chiudere questa partita con uno sconfitto. Ma con quel filo di forze che ti è rimasto, ti rialzi, perché forse da raccogliere qualche altro peso, e ci insegni a raggiungere sempre, anche nelle difficoltà, la meta prefissata. Preghiamo. Signore, la nostra vita integra e pura sia testimonianza del tuo regno e della gloria futura, per Cristo nostro Signore. Decima stazione animata dalla parrocchia dei Paolotti. Gesù è spogliato dalle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunti in un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiandolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono i suoi vesti, tirandoli a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Non siamo contenti di giudicare, di condannare, di caricare i nemici delle nostre colpe. Spesso vogliamo anche umiliarli. Allo stesso modo ci siamo comportati con te. Ti abbiamo umiliato, come avremmo fatto, o spesso facciamo, con chi reputiamo nostro nemico. Ma tu anche questa volta non hai reagito. Ti sei lasciato umiliare, spogliare da tutto quello che avevi, insegnando anche a noi di spogliarci tutto ciò che ai nostri occhi è essenziale: l'orgoglio, il successo, il denaro, la carriera. Signore, aiutaci a non attaccarli a nulla. Preghiamo. Signore, dà forza a chi è oppresso, dà conforto a chi soffre, perché sono violati i diritti dell'uomo. Nessuno osi offendere la dignità della persona umana, per Cristo nostro Signore. Amen. Undicesima stazione, animata dalla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, per il mio la tua santa croce che vive il mondo. Presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Le colpe dell'umanità, i peccati del mondo ora ti fanno da sostegno. Su di essi si conclude il tuo cammino terrestre. Non solo hai voluto caricarti di essi, ma li hai anche abbracciati fino all'estremo saluto. Era necessario che essi fossero un tutt'uno con te. Solo così hai potuto liberarci dai nostri errori e redimerci per prepararci un mondo diverso. I chiodi sono serviti ad assicurarci che mai avresti rinunciato a caricarti dello scarto